Il panel conclusivo in Sala Kyoto era dedicato al tema degli open data, tema decisamente ampio, difficile da contenere, molti contributi e le suggestioni, dovendo cercare di fare un sunto, quali sono le principali linee emerse? Sì, è difficile fare una sintesi anche per i molti contributi anche dal pubblico. Sicuramente è emersa una consapevolezza rispetto al fatto che l'attuale momento di grandissima visibilità del tema dei dati aperti, anche negli sviluppi normativi recenti come quelli del decreto sviluppo 2, si accompagna a un momento di potenziale rischio per questa sorta di movimento, perché raggiunta questa popolarità bisogna dimostrare di saper dare concretezza, di saper dar seguito agli investimenti fatti in termini di tempo ed energie per avere un impatto reale sui diversi livelli della trasparenza, dell'accountability, dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e anche del riuso per fini commerciali e di crescita economica. Si diceva molti stimoli, tra i tanti una proposta insomma, articolata poi da realizzare ma interessante, si parlava di Open Catastro. Beh, l'apertura di dati, la vera apertura al di là dell'accessibilità, la possibilità di riuso da parte di chiunque di dati come possono essere quelli del catasto, ma lo stesso potrebbe valere per il registro delle imprese o per i dati cartografici più di dettaglio, per i dati meteo, sono sicuramente una grossa sfida. Da un lato infatti questi dati sono chiaramente utili per i modelli di business più diversi e anche di grande utilità sociale, dall'altro le agenzie che gestiscono questi dati già oggi in parte si finanziano con le risorse derivanti, se mi permettete la semplificazione, dalla vendita dei dati, per cui oltre a costruire i modelli di riuso bisogna anche costruire i modelli per rifinanziare quei soggetti che dovrebbero gratuitamente concedere il riuso anziché continuare a vendere i dati come fanno oggi.